dove l'agente immobiliare ha nel cassetto un registro anagrafe fatto bene, un rendiconto completo, non lo legge perché probabilmente non ne ha conoscenza dei suoi contenuti, e magari all'acquirente davanti ai testimoni gli dice: ah, il registro anagrafe l'ho visto, rendiconto sì, non c'è niente di importante, e ci trovate tutti gli indizi che vi ho elencato. È un senso che tutti insieme non fabbricate il possibile avere, quantomeno di positivo ci può essere. Per cui le responsabilità sono veramente importanti. Come abbiamo detto nel corso precedente di aprile, l'intento nostro, sia mio che del dottor Giordano ed oggi anche del dottor Catano, è quello di cercare di dare agli agenti immobiliari del nostro territorio, perché io sono di Bergamo, un aiuto, un'assistenza, una consulenza, perché lo so benissimo che quello che facciamo noi in 3 ore è decisamente impossibile riuscire a dargli la corretta formazione. Però è importante che oggi abbiate capito: se c'è un dubbio, chiamate, chiedete, vi viene fornita l'assistenza necessaria e successiva a una possibile limitazione di danno. Direi che di passare la parola al dottor Giordano, che vi dà un'ulteriore inquadratura su che documenti avete diritto agenti immobiliari tramite l'acquirente di chiedere, con le limitazioni di legge. Allora, condivisa l'opportunità di acquisire una serie di informazioni già al momento della valutazione e non farlo soltanto nella fase prodromica a Rotterdam, perché questo è un messaggio di base. Tramite la parte venditrice, il diritto di accesso alla documentazione condominiale è tale, nel senso che la parte venditrice è titolare del diritto reale del condomino e quindi è comproprietario di tutta la documentazione condominiale esistente all'interno degli archivi dell'amministratore. Diverso è il tema se si tratta invece di rapporti di locazione, perché il conduttore ha dei diritti di accesso alla documentazione, soprattutto se vi occupate anche di gestione della locazione o consulenza della locazione, non soltanto mera intermediazione, e ha diritto di accesso alla documentazione condominiale direttamente, non tramite il proprietario, tutta quella documentazione che per contratto lui ha un interesse a conoscere. Voglio fare un esempio. Non è che il conduttore può chiedere all'amministratore condominiale soltanto la bolletta dell'acqua per capire a quanto ammontano le spese al fine di un riparto, può anche chiedere il progetto degli impianti elettrici, perché va a collegare la messa a terra del proprio appartamento alla messa a terra condominiale, la quale deve essere dotata di tutto l'impianto documentale, altrimenti rischia di non poter condurre in modo conforme alle normative la propria unità immobiliare. Quindi noi dobbiamo guardare quali sono gli interessi di accesso alla documentazione che hanno i soggetti che si approcciano a questa richiesta. I proprietari possono chiedere qualunque cosa, i conduttori tutta quella documentazione che deve consentire loro di gestire in maniera corretta il bene. Pensiamo al conduttore anche di un'auto immessa interrata, oppure chi ha riscaldato un impianto termico in un contesto in cui è permesso il certificato di prevenzione incendi, è vero che è un documento tipico della proprietà, ma il conduttore ha diritto ad averne copia, perché altrimenti nel canone di locazione lui sta pagando un condominio che è normalmente conforme alle norme. Il conduttore ha diritto che il proprietario adegui alle norme e agli impianti durante tutto il periodo del rapporto locatizio. Non è una cosa scontata. Nel momento in cui io prendo in affitto con un 6-6 un negozio o un locale commerciale, non è detto che il proprietario nel corso dei 12 anni poi adegui a tutte le normative che si susseguiranno le parti comuni del fabbricato. Questo crea una inevitabile difformità normativa nella conduzione dell'immobile in capo inevitabilmente all'inquilino, che però non prescinde di fatto, cioè non deriva di fatto dal suo operato, con possibili conseguenze. Quindi il tema della privacy nel condominio è un tema molto delicato, perché l'accesso alla documentazione è sicuramente un accesso che va relativizzato e bilanciato con gli interessi della norma sulla privacy. Dal 25 maggio prossimo, peraltro, entrerà in vigore il nuovo regolamento privacy, con delle adempimenti e criticità
ulteriori. Questo però è un problema che riguarda meno i proprietari, perché essendo comproprietari dei documenti condominiali, avranno sostanzialmente diritto ad accedere a tutta la documentazione che a voi agenti immobiliari è utile conoscere ai fini della valutazione. Sarà l'inquilino che invece dovrà relativizzare questa domanda. Apro e chiudo una piccola parentesi sul tema di quelle che sono le controversie che potrebbero nascere e derivare dal mondo della valutazione o delle criticità prerogito che rischiano di fare slittare con reciproche richieste di caparre confermatorie, doppio della caparra confermatoria piuttosto che tendenziale che sia nell'ambito del contratto sottoscritto, con degli effetti a catena, perché magari chi ha un rapporto viziato nella compravendita di un bene ha invece un rapporto normalissimo nella compravendita dell'altro bene, quello che avrebbe acquistato a seguito della vendita del primo. Quindi questa situazione concatenata porta ad avere interessi economici importanti in gioco, magari mutui di cui scade la delibera, delle more della controversia, con quale conseguenza? La conseguenza che scade la delibera del mutuo e poi devo riaprire l'istruttoria, oppure che non riesco ad andare a Rogito dove il rapporto contrattuale è sano, e quindi se non vado a Rogito perdo ad esempio la caparra versata, ma per colpa di un rapporto contrattuale viziato a monte. Per fare questo sta funzionando molto bene, al di là del fatto che rientra anche nella sfera delle materie obbligatorie, l'uso della mediazione civile, perché ogni qualvolta io mi dovessi trovare a non riuscire ad onorare un preliminare, piuttosto che non riuscire ad accedere al finanziamento bancario, non perché io non ho l'affidabilità finanziaria, ma perché magari è uscito il perito e ha trovato che c'è il gazebo che io pensavo fosse un normale arredo da giardino, invece una struttura fissa, e questo richiedeva ad esempio il permesso di costruire piuttosto che altra autorizzazione edilizia. E ci sono banche più rigide, sempre più banche rigide, e banche meno rigide, per cui questo elemento può qualificare un abuso edilizio e conseguentemente, se non si va a sanare, non erogano. Allora, tutte queste realtà sono gestibili nell'arco di una procedura semplificata quale quella della mediazione, potenzialmente anche in 3 mesi, perché la durata della mediazione, salvo deroghe del termine concordate dalle parti, è 3 mesi. Aspetto importante: io oggi mi sono legato da un rapporto di premiale compravendita con la mia controparte, so che quando andrò a rogitare avrò una determinata tassazione, che è la tassazione del trasferimento che tutti conosciamo, che normalmente per prassi è di capo.